Benvenuti a tutti sul nostro canale, oggi parleremo i segreti dello styling per i capelli fini. Ma prima di iniziare, per chi non mi conosce, io sono Eliseo Salomone e insieme a mio fratello Paolo abbiamo fondato il brand Solomons, un brand dedicato alla cura e alla bellezza maschile. Vi premetto prima che per voi che avete dei capelli fini non avete più problematiche di chi ha un capello molto spesso. Sono delle problematiche diverse, da gestire diversamente. Quindi, per te che hai un capello fino, quale potrebbe essere lo giusto styling? Dobbiamo considerare il fatto che una regola principale per gestire al meglio un capello fino è non appesantirlo, perché si può diradare, comunque toglie il volume, appesantire troppo il capello fino. Un capello fino è soggetto ad essere appesantito perché, lo dice la parola stessa, il capello ha un fusto molto più esile rispetto a uno più spesso e se io metto più prodotti o dei prodotti pesanti sopra il mio capello fino, perderò il volume e quindi la pettinabilità. Come possiamo quindi evitare questa problematica di appesantire i nostri capelli fini? È molto semplice. Abbiamo ideato noi della Solomons uno styling, esattamente un grooming. Si applica dopo lo shampoo e può essere asciugato con il phon. Il grooming vi darà volume e corposità ai vostri capelli. Pensate che mentre voi asciugherete, il calore del phon darà un effetto memoria e darà una piega molto morbida per i vostri capelli fini. E con questo semplice passaggio abbiamo dato volume e corposità al capello e la piega da noi desiderata. E adesso possiamo passare ad un secondo passaggio, perché anche su un capello fino possiamo dare ulteriori styling, premesso che abbiamo messo un grooming alla base, come vi ho detto poc'anzi. E allora, quale styling finale possiamo applicare al nostro capello fino? Il primo consiglio che vi do è quindi di applicare un prodotto solido, che in genere sono opachi, perché il prodotto solido in genere è molto più leggero di un prodotto lucido, una cera lucida in questo caso, che contiene molta più acqua, perché comunque con una cera opaca riusciamo ad avere un prodotto con una texture più asciutta. E questo cosa comporterà al tuo capello fino? Che non lo bagnerà, quindi non lo appesantirà. In questo modo la cera opaca avvolgerà il capello senza appesantirlo. Un altro vantaggio è che potrai ottenere la tua densità, un'alta densità per i capelli, senza avere una diradazione. Spero che i miei consigli ti siano stati utili. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, iscriviti al nostro canale e attiva la campanella, così in modo che potrai essere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. A presto!